La morsa del caro bollette, che da mesi stritola famiglie e imprese, ha iniziato ad allentare la sua presa. Dal fronte del caro energia arrivano infatti segnali positivi che si traducono in una boccata d'ossigeno per quanti sono impegnati a far quadrare i conti dei bilanci economici, familiari o aziendali che siano. La riduzione del prezzo di gas ed elettricità sui mercati farà presto abbassare le tanto temute bollette, ma se per il gas gli effetti saranno immediati, in considerazione degli adeguamenti mensili dei costi, per l'elettricità, proporzionata su base trimestrale, si dovrà attendere ancora qualche mese, come spiega al TG8 Luigi Di Corcia, presidente regionale dell'ACU, l'associazione consumatori utenti. Oggi sappiamo tutti che l'Italia importa oltre il 90% dell'energia che consuma. Questa energia, il costo di questa energia viene definito sui mercati internazionali, in particolare sul mercato di Amsterdam, punto di riferimento per tutta l'Europa. Il costo dell'energia è aumentato moltissimo nel corso del 2022, proprio a causa delle problematiche geopolitiche. Nell'ultimo trimestre, quello in vigore dal ottobre 2022, il prezzo è letteralmente esploso. C'è stato un ulteriore aumento dell'oltre 60% sia riguardante l'energia elettrica che il gas, e difatti il costo al kilowattora si attesta intorno ai 50 centesimi, mentre quello del gas ha superato la soglia psicologica dell'euro. Questi costi così alti incidono fortemente sulle fatture, sulle bollette che ricevono le famiglie e l'ambito imprenditoriale, portando chiaramente a delle situazioni molto difficili da gestire. Tuttavia, abbiamo avuto dei segnali positivi nell'ultimo periodo. Difatti, sui mercati il prezzo sia dell'energia elettrica che del gas si è abbassato in maniera rilevante. Questo inciderà nel prossimo futuro sul prezzo che verrà applicato anche in Italia, che viene definito dall'autorità, dall'ARERA, trimestralmente per l'energia elettrica, mentre mensilmente per il gas. Questa cosa crea la possibilità fattuale che nei prossimi mesi il prezzo del gas venga ridefinito al ribasso e che quindi vada ad incidere in maniera positiva sulle prossime fatture di prossima emissione, quindi per il periodo invernale dove i riscaldamenti saranno sicuramente accesi. E mentre per l'energia elettrica la situazione verrà aggiornata nel prossimo trimestre, quindi a partire da gennaio 2023. Probabilmente anche l'energia elettrica subirà a gennaio 2023 un ribasso, però i tempi sono un pochino più lunghi rispetto a quelli del gas metano. Quindi questa situazione porterà sicuramente nei prossimi mesi un miglioramento per quello che riguarda le fatture di prossima emissione e che riguarderà un pochino tutti quanti, sia le famiglie sia anche l'industria e l'impresa.